posso? È occupato. Tutti e tre? Tutti e tre no. Allora, grazie, buonasera, iniziamo questo incontro che stiamo preparando da un po' di tempo sul Rojava e sulla Siria. Siamo qui per parlare del Rojava e di quello che sta accadendo in Siria. Il Rojava è una regione che è prevalentemente a oriente dell'Eufrate, in Siria, nella Siria settentrionale e dell'est, e che ha anche un enclave oltre l'Eufrate verso ovest che è Afrin. E abbiamo deciso di fare questa serata con Michele tanto tempo fa, durante abbiamo le nostre chiacchierate così serali notturne, abbiamo sentito questa esigenza. Poi Michele ci spiegherà perché, insomma, quali sono i motivi, le ragioni che hanno mosso questa esigenza. E parleremo del Rojava attraverso una campagna di aiuti umanitari. Ecco, questo sarà lo strumento per entrare in questa tematica immensa che è la Siria, la guerra in Siria e la guerra in Rojava. La campagna si chiama Siamo Afrin, qui vedete il banner, ed è una campagna che si conclude in una prima fase il 2 di giugno e prevede una raccolta fondi che sarà poi destinata ai profughi della città di Afrin, del cantone di Afrin, che è stato attaccato dall'esercito turco a gennaio. La città è stata occupata il 20 di marzo, e un'occupazione che ha causato centinaia di migliaia di sfollati che adesso vivono nella zona intorno ad Afrin. Con questa campagna noi stiamo raccogliendo dei fondi, dei soldi attraverso donazioni online, momenti come questi, per finanziare, diciamo, la Mezzaluna Rossa curda, che è l'unica associazione che può operare nei campi profughi della Siria, e che con i fondi raccolti porterà beni di prima necessità ai profughi, quindi medicine, alimenti. Adesso non mi dilungo sulla situazione perché poi ce ne parleranno più diffusamente i nostri ospiti. Che presento? Ecco, appunto, Michele Alessandrini è un amico, e appunto, come dicevo prima, ci parlerà dei motivi che hanno mosso questa serata e la decisione di dedicare un momento di riflessione come questo al tema della Siria, al tema della guerra e al tema del Rojava. Poi abbiamo Karin Franceschi, che è venuto da Senigallia. Karin Franceschi ha partecipato alla resistenza del Rojava nel 2015 e poi anche dopo con la liberazione di Kobane e poi Iraq, ha combattuto con i curdi, con l'IPG, che sono le unità di resistenza della Federazione Democratica della Siria del Nord, ma poi lui vi spiegherà tutto molto meglio, e che è uno degli animatori della campagna di Siamo Afrin. Poi la sua storia, lui l'ha anche raccontata in un romanzo autobiografico che si titola Il Combattente, dove chi vuole approfondire può trovare dall'inizio alla fine, insomma, tutta la storia di Karim è collegata alla situazione geopolitica del Rojava. E poi la serata si concluderà con la proiezione, la visione del documentario Bin 7 Oltre il confine, attraverso il quale capiremo ancora di più cosa sta succedendo attraverso le immagini e testimonianze raccolte da Luigi Dalife, poi ne abbiamo parlato già della pronuncia prima, ci sono varie scuole di pronuncia, no? E quindi, ecco, terminato questo incontro, questa introduzione che vedremo durerà una quarantina di minuti, poi ci sarà la proiezione di Vincent di Luigi, che dura un'ora e mezza circa. E poi, dopo la proiezione, magari faremo delle domande a Luigi, sia sul suo lavoro, sia sui temi del suo lavoro, per continuare a capire bene la questione del Rojava. E io adesso
adesso passo la parola a Michele che ci darà la sua introduzione. Grazie Marco. Grazie a tutti voi di essere qui per questa serata per me molto importante. I motivi che ci hanno spinto a fare questa iniziativa sono molteplici. Il motivo principale è quello di rompere un po' il silenzio su quello che è successo a partire da gennaio 2018 nel cantone, nella città di Afrin, in cui l'esercito di uno Stato che appartiene alla NATO, quindi è uno Stato con cui i paesi occidentali dialogano, commerciano, scambi economici, relazioni politiche. Questo Stato turco, guidato da Erdogan, che è attualmente il capo, diciamo, di questo Stato, ha invaso questa terra, che era una terra che era stata liberata dall'ISIS con tanti sacrifici di vite umane, di resistenza, ed era una terra che non solo ospitava molti dei profughi che dal resto della Siria scappavano dalle atrocità della guerra, che poi è stata una guerra combattuta da tanti eserciti in cui sono entrati dentro interessi geopolitici, regionali, globali, una situazione disastrosa. Forse la guerra in Siria dopo la guerra in Jugoslavia è stata negli ultimi, nella storia contemporanea, la guerra più caotica, confusionaria, in cui tutti noi abbiamo capito ben poco, anche per una mancanza di informazioni chiare e veloci. E in questo cantone, come nel resto del Rojava, che a differenza di Afrin ancora resiste in questi territori liberati, sono delle terre in cui non solo i curdi e tutti coloro che hanno sposato la causa di queste persone, sono delle terre in cui sono stati liberati innanzitutto dall'ISIS e da tutte le bande che hanno popolato la Siria di estremisti religiosi, gruppi finanziati dal Qaeda, insomma una nuvola molteplice di gruppi combattenti, ma è anche una terra in cui si sta sperimentando un esperimento politico e sociale secondo me incredibile, perché questi uomini, queste donne, questi giovani non solo si sono sacrificati, si stanno sacrificando tuttora, perché la Siria non è ancora stata liberata totalmente dall'ISIS e da tutti i gruppi annessi, ed è una terra in cui si sta sperimentando un nuovo modello politico e sociale, in cui si sta sperimentando una nuova visione della politica, in cui vengono messi al primo posto i principi che da noi siamo quasi un po' dimenticati, come il ruolo della donna, l'ecologia, il discorso di partecipare attivamente alla vita politica, che non significa solo delegare tramite un voto qualcuno che può decidere per noi, ma il fatto di persone che quotidianamente si vedono a partire da delle comuni di quartiere e dei consigli autogestiti per discutere, per prendere decisioni sulla vita quotidiana. Quindi da un lato questa serata servirà per denunciare la crisi umanitaria in queste terre per colpa, lo ripeto, di uno Stato in cui l'Europa commercia, e che poi il documentario di Luigi ci spiegherà come la Turchia ha usato 6 miliardi di euro che noi europei, che l'Europa ha dato, ma i soldi dell'Europa sono i soldi dei cittadini europei, quindi i soldi di tutti noi, come la Turchia ha usato questi 6 miliardi che sarebbero dovuti essere usati per poter costruire dei campi di profughi,
ma poi vedremo dal documentario di Luigi che in realtà tutto questo è venuto solamente in minima parte. Quindi non solo vogliamo rompere il silenzio per questa crisi forte, crisi umanitaria che c'è, ma vorremmo anche far sì che il messaggio politico e sociale che queste persone stanno tentando di creare in una zona del mondo che attualmente è la più caotica e violenta che ci possa essere, perché ripeto, abbiamo visto di tutto, non solo l'ISIS, le truppe di Assad che hanno combinato i peggio crimini, i ruoli fumosi della Russia, degli Stati Uniti, dell'Iran, dell'Arabia Saudita, quel pezzo di terra del mondo in questi ultimi anni è successo di tutto. Chiaramente parliamo della guerra, quindi la guerra porta sempre delle tragedie. Però nonostante tutto, in questa parte del mondo c'è qualcosa di estremamente positivo, che deve essere diffuso il messaggio politico-sociale che queste persone stanno difendendo con le armi, ma soprattutto con il tentativo di costruire una società nuova e che secondo me deve ispirarci, perché da noi ci siamo un po' addormentati, insomma non facciamo più politica come dovrebbe essere fatta nel vero senso della parola, cioè di partecipare alla vita collettiva di tutti noi. E quindi Mario, non so Karim, se ci puoi dire qualcosa del Rojava, della tua esperienza, di cosa significa il Rojava per la Siria ma anche per tutti noi. Beh, intanto vorrei ringraziare i compagni della Cupa che hanno organizzato questa serata, che è una serata in cui viene proiettato il documentario del compagno Dalife. Ed è anche una giornata di sostegno e di partecipazione alla campagna Siamo Afrin, che vi spiegherò fra poco. Come iniziare parlando del Rojava? Cercare di spiegare tutto quel conflitto che conosco molto bene, significherebbe tentare di spiegare come funziona un orologio. Però vi posso dare un'infarinatura, chiaramente. Penso ci sarà un dibattito finito il documentario, giusto? Quindi magari se avete invece domande più specifiche, anche il compagno Dalife è stato più volte in Rojava e quindi vi potrà anche lui dare tante risposte a tante domande, quindi non abbiate timore o vergogna a chiedere. Siamo qui per questo, siamo qui perché oggi quella rivoluzione, quel popolo che è stato inneggiato da tutti i media internazionali, dai governi internazionali per la resistenza di Kobane, una resistenza che tutti hanno sentito parlare in un modo o nell'altro, anche chi non conosce in profondità il conflitto della guerra civile siriana. Tutti hanno sentito parlare di Kobane, forse attraverso Zero Calcare, forse attraverso i TG, una breve notizia, ma di Kobane se ne parlava. Si parlava di questo popolo dignitoso, democratico, di queste donne combattenti con le trecce lunghe, l'incubo dei soldati dell'ISIS, quei soldati che non erano stati sconfitti mai sul campo, quei soldati che con poche migliaia erano riusciti a scacciare 50.000 soldati iracheni e catturare Mosul, una città di 1,5 milioni di abitanti, una delle città principali dell'Iraq, che sono andati a rompere il confine tra la Siria e l'Iraq andando a estendere questo stato islamico da Raqqa fino a Mosul, fino ad arrivare perfino in Sinjar, sulle montagne irachene, dove questo popolo Yazida
aveva subito un vero e proprio genocidio, un tentativo di genocidio da parte dell'ISIS, dove gli Yazidi, che sono zoroastriani, un culto antico basato su Zarathustra, appunto, un culto politeistico che agli occhi del jihadista sunnita, il jihadista che applica la sharia alla lettera, andando anche a pervertire quelli che sono i precetti dell'Islam, ha deciso che quel popolo andava massacrato, andava eliminato dalla faccia della terra per quello in cui credeva, per la propria cultura. E così avevano iniziato a fare. Ricordo quando avevano invaso, avevano circondato la città di Sinjar e avevano circondato la montagna di Shengal. Il mondo guardava atterrito questi yazidi subire il massacro sistematico, dove le donne più belle venivano rapite e vendute come schiave sessuali. Non c'erano truppe presenti in quella regione dell'Iraq. L'esercito iracheno era andato in rotta dopo la cattura di Mosul e sono andati in rotta scappando fino a Baghdad, lasciando tutto nelle mani dell'ISIS, mentre i Peshmerga in qualche modo si erano ritirati anche loro, e questo popolo era lì inerme e nessuna potenza o forza internazionale aveva il coraggio di intervenire o la possibilità di farlo in quel caos dell'ISIS che si espandeva, dell'ISIS che ricordava un po' il Mullah Omar afghano, dell'ISIS con Dio alle loro spalle, quindi imbattibili sul campo. Ecco, Sinjar fu anche quella coperta in maniera molto massiccia dai media internazionali, che arrivavano con gli elicotteri, riprendevano questo popolo che veniva massacrato e nessuno faceva nulla. E anche lì ad intervenire furono i compagni e le compagne curde del PKK, che crearono questo corridoio umanitario andando a sfondare l'accerchiamento dell'ISIS e permettendo a questi civili inermi, disarmati dal governo iracheno ma anche dai Peshmerga, che dovevano in qualche maniera proteggerli in quell'area dall'ISIS e dalle minacce, un popolo disarmato, e si è ritrovato, ecco, a dover fuggire, abbandonare le proprie case, ma sopravvivere in qualche modo. Ma non bastò solo questo, le compagne, sempre queste donne con le trecce lunghe, queste donne guerriere, amazzoni, che hanno ispirato un po' tutto il mondo, non si limitarono solo a creare questo corridoio umanitario, iniziarono a combattere per liberare sia la città di Sinjar che la montagna che in qualche modo è il simbolo del popolo curdo, ma anche il simbolo, se ci pensiamo, dei partigiani e delle partigiane, perché anche qui le montagne, qui da noi, giocarono un ruolo molto importante durante quei 2 anni di resistenza. E poi ci fu Kobane, dove l'ISIS subì la sua prima vera sconfitta, dove l'ISIS perse questa capacità di iniziativa, di travolgere tutto quello in cui andava a scontrarsi. A Kobane migliaia di soldati dell'ISIS, soldati preparatissimi, parliamo di jihadisti che avevano conosciuto tutti i teatri di guerra, dall'Afghanistan fino alla guerra in Bosnia, e questi erano ceceni, erano ex forze speciali, erano preparati, erano i soldati spesso guidati dai generali del partito Baath, dei veri e propri generali di uno stato, che erano i generali di Saddam Hussein, dei generali che avevano combattuto e sanno come si fanno le strategie, le tattiche, sanno come si costruisce un vero e proprio esercito. Arrivarono a Kobane, la rasero al suolo, utilizzarono i carri armati di ultima generazione catturati sia Assad che all'esercito iracheno, che aveva i carri armati americani. Arrivarono con un enorme dispiegamento di forze, utilizzando strategie avanzatissime, costituendo una vera e propria invasione di larga scala. Sfollarono 450.000 abitanti nelle regioni, nella campagna di Kobane, e arrivarono alla città. Quando alla città incontrarono la resistenza, una resistenza fatta di ragazzi e ragazze, giovanissimi, ma anche di questi guerriglieri e guerrigliere che in montagna combattevano per la propria indipendenza, per la propria autodeterminazione da 20 anni contro
sia contro il regime turco che contro l'Iran che contro lo stesso Saddam Hussein. Erano preparati, ma non così preparati, avevano dei Kalashnikov arrugginiti, i numeri erano pochi, c'erano 1000 combattenti a Kobane a resistere, 1000 partigiani e partigiane, eppure quella resistenza eroica ispirò un po' tutti noi, fino alla vera e propria sconfitta dell'ISIS, quando l'ISIS non aveva più altra carne da lanciare a questa città, ormai in macerie, una specie di Stalingrado, diciamo. Eppure qualcosa cambiò a Kobane, perché la stessa ISIS, io non lo nascondo mai, è stata costruita dagli americani e dalle forze che in qualche maniera andavano ad armare e finanziare gruppi ribelli in Siria per abbattere Assad. L'ISIS era una parte di questo, c'era Nusra e ce n'erano tanti altri. Eppure qualcosa cambiò e fece intervenire questa coalizione internazionale a guida americana che iniziò a bombardare e a supportare i partigiani e le partigiane di Kobane contro l'ISIS. Cosa spinse questo atto che andava un po' in qualche maniera a cozzare con le pianificazioni e le strategie che erano state messe in atto prima di quel momento per abbattere Assad? Ecco, io credo, da una parte certo fu la stessa ISIS che, andando a invadere l'Iraq, andarono fuori da quella scacchiera prevista, andarono a toccare degli interessi molto delicati degli americani in quello stato, ma ci fu qualcos'altro, ci fu la sollevazione popolare, ci furono i media che all'unisono suonavano le glorie di questo popolo, pretendevano che qualcosa venisse fatto a loro supporto, a supporto di quelle donne partigiane, sia dall'Italia che dal resto del mondo, manifestazioni, lo stesso Turchia, andarono anche a sfondare quel confine che separava Kobane dalla Turchia, dove i turchi fino a quel momento avevano messo sotto embargo questo popolo, perché speravano in qualche maniera i turchi che l'ISIS li finisse una volta per tutte, cosa che gli sarebbe stata molto comoda. Portarono queste manifestazioni, questa sollevazione popolare, questa mobilitazione civile e anche mediatica a far intervenire e a far proteggere quella rivoluzione che crebbe e dimostrò di essere degna, perché non solo Kobane fu liberata, ma tantissime altre città e villaggi sotto il controllo dell'ISIS per anni furono liberate, fino alla stessa Raqqa, la capitale dello Stato Islamico, dell'ISIS, dove l'ISIS fu in qualche maniera fondato dal punto di vista di Stato Islamico, tant'è che cambiarono anche il loro nome da ISIS, da ISIL a ISIS, da ISIS a IS, Stato Islamico, e non più Stato Islamico della Siria e Levante, ecco, dell'Iraq e Levante. Ecco, questo supporto popolare, questo supportare quella causa, dove anche Zero Calcare scrisse un libro, un fumetto molto bello, chiamato appunto Kobane Calling, se non sbaglio. Ecco, dove andò a finire in questi anni? Perché, ve lo dico, Afrin è Kobane, Afrin è lo stesso popolo, erano gli stessi partigiani e partigiane che resistevano a quell'invasione non solo turca, ma di 25.000 jihadisti armati, finanziati, addestrati da un paese membro NATO. Questi 25.000 jihadisti, fra loro tanti jihadisti erano ex membri dell'ISIS, avevano combattuto a Kobane ed erano stati sconfitti a Kobane e adesso si sono potuti prendere la loro rivincita ad Afrin. Quindi lo stesso schieramento, di nuovo, a scontrarsi, ma non solo uno schieramento di forze militari, ma un vero e proprio schieramento di ideologie, di visioni del mondo. Da una parte una democrazia laica, femminista, ecologica, che sfida i precetti del capitalismo per cercare di costruire un altro mondo possibile. Lo stesso mondo per cui la Notav,
i compagni della Notav si battono, lo stesso modo per cui ci battiamo qua nelle varie sacche di resistenza sparse per l'Italia. E dall'altra, ecco, un mondo nero che non vi devo spiegare, ormai dell'ISIS se ne è parlato così tanto che tutti sanno chi sono. La Sharia, lo Stato Islamico, il divieto della democrazia, il divieto anche della cultura fuori da quella islamica, tant'è che persino la musica è illegale per gli jihadisti, è permessa solo quella che chiamano, è una musica particolare, deve essere in determinati canoni, deve essere una musica che glorifica Dio, fondamentalmente è come se qua i preti ci vietassero a qualsiasi canzone, rock, rap, qualsiasi tipo di genere di musica, persino la classica, e si può solo cantare Ave Maria. Li chiamano Nashid, questo tipo di musica permessa. Ecco, gli stessi schieramenti di nuovo, uno contro l'altro, ma questa volta la stessa resistenza eroica, aggiungerei, che per un mese e quattro settimane questi partigiani e partigiane non hanno voluto combattere nella città di Afrin e farsi scudo dei civili come fa l'ISIS, hanno voluto combattere sulle colline per diminuire il più possibile le casualità fra il popolo che difendono. YPG, YPG significa unità di protezione del popolo, e YPJ, unità, donne, unità di protezione del popolo, ma delle donne, quindi unità di protezione delle donne, fondamentalmente nella traduzione corretta. Ecco, combatterono sulle colline contro questi jihadisti, tentarono di resistere, il popolo di Afrin, una regione di 1 milione di abitanti, manifestò, non c'erano solo curdi, ci tengo sempre a ricordarlo, il confederalismo democratico cerca di rompere l'idea di Stato, l'idea di identificare un cittadino archetipo, ma c'erano curdi, arabi, yazidi, cristiani, vivevano tutti con la propria cultura, con la possibilità di esprimere la propria cultura, vivere la propria cultura e parlare la propria lingua. E questo è il confederalismo democratico, il rispetto fra popoli diversi che trovano un modo di vivere insieme. Ecco, questo schieramento di forze uno contro l'altro, e il mondo è rimasto silenzioso. I turchi hanno bombardato infrastrutture civili come ospedali, condotti dell'acqua, centrali elettriche, hanno tolto l'acqua e la luce alla città di Afrin, hanno iniziato a bombardare anche le case, facendo un'infinità di casualità fra i civili. Migliaia nel frattempo di resistenti, partigiani e partigiane morivano su queste colline, e ci tengo sempre a dirlo, c'erano degli italiani anche a difendere quelle colline con i partigiani locali. C'erano tanti internazionali, fra cui una britannica, una ragazza giovanissima, ha perso la vita con uno dei bombardamenti turchi, perché c'erano gli italiani a difendere questa terra, e nel cielo c'erano gli elicotteri italiani venduti alla Turchia che li bombardavano. C'erano i carri armati tedeschi, c'erano i jet americani e i droni russi, perché quello spazio aereo era russo ad Afrin, e la Russia fece un accordo con Erdogan per consegnargli questo spazio aereo e permettere questa invasione. L'invasione ci fu, e dopo un mese e quattro settimane di resistenza sanguinaria, le forze jihadiste e l'esercito turco marciarono nella piazza principale di Afrin, sradicarono la statua di Kawa, una statua che rappresenta un eroe mitico del Nevroz, questa festa che precede l'Islam, ed è una festa che si festeggia in tutto il Medio Oriente, come per noi il Natale in realtà. È la festa più festeggiata. Accendono fuochi che rappresentano in qualche maniera la caduta della tirannide, e Kawa era l'artefice di questa caduta, del tiranno, un tiranno mitico che per migliaia di anni aveva soggiogato il popolo pretendendo di mangiare i primi nati, cose molto grottesche, come un po' tutti i miti che antecedono le religioni, ecco, bibliche.
Eppure questa statua è stata sradicata, è stata la prima cosa a essere distrutta, una statua che rappresenta l'antitiramide, ricordava un po' le immagini della statua di Saddam che veniva distrutta, eppure questa, ecco, rappresentava l'antitiramide. E concludo dicendo una cosa: la città è occupata e 500.000 di questi civili sono rimasti sfollati, ma 350.000 di questi civili sono rimasti intrappolati a Shaba, abbandonati dalla comunità internazionale, abbandonati dalle ONG, abbandonati da tutti. I pozzi coprono solo il 25% del fabbisogno di questo popolo e i bambini muoiono di stenti, non ci sono centri sanitari, non ci sono ONG, come vi dicevo. E quindi questa campagna, oltre a voler rompere questo silenzio e dire perché Kobane e perché invece quando interviene un paese membro NATO gli si regalano i miliardi, i governi internazionali rimangono in silenzio, ma anche i media internazionali rimangono in silenzio e non dicono una parola di quello che stava succedendo, nonostante violasse tutti i diritti internazionali. Perché? Noi vogliamo rompere il silenzio ed è il principale motivo di questa campagna, anche di questa serata, cercare di informarvi e cercare in qualche maniera di costruire dal basso questa insurrezione, perché non ci possiamo più affidare a chi ci governa, perché non rappresenta la volontà del popolo. Ma vogliamo anche portare un aiuto concreto. Le kefie che vedete, le magliette che vedete in vendita lì, servono i soldi, servono a questo. Abbiamo anche un sito crowdfunding che potete trovare sui nostri social, siamo Afri in Twitter e siamo Afri in Facebook. Siamo riusciti nei giorni scorsi a mandare 28 tonnellate di cibo a Shaba, a questo popolo. Non è stato facile, e stiamo preparando un altro carico. 28 tonnellate di cibo non sono niente quando si parla di 350.000 persone, bastano per 4.000 famiglie, bastano per una giornata, quindi è una goccia nel mare, ma vogliamo fare la differenza anche con questo, con una solidarietà attiva ma anche concreta. Ma soprattutto noi vogliamo costruire ponti, vogliamo costruire uno scambio, vogliamo rompere la necessità dei governanti, dei media, e vogliamo in qualche maniera collegare queste due rivoluzioni, quella là e la nostra vita qui, perché abbiamo tanto da imparare anche noi. Quindi vogliamo costruire uno scambio, ci tengo molto a dire questo. Manderemo una delegazione in Rojava che sta per partire, stiamo mandando un altro carico, ma soprattutto vogliamo costruire uno scambio, perché per quanto ci riguarda quel messaggio lanciato da Marx durante una delle prime costruzioni delle internazionali, io lo ricordo sempre, erano due mani che si toccavano, due mani che si salutavano, e c'era scritto in qualche maniera: lavoratori di tutto il mondo unitevi. Allora io vi dico qua, compagni di tutto il mondo, unitevi, perché oggi senza internazionalismo non abbiamo nessuna possibilità di sopravvivere a questo mondo. Io ringrazio Karim per le parole, ringrazio anche io, insomma, i compagni e le compagne per l'invito e per la bella serata che è già iniziata, sta iniziando. Bella perché sono momenti fondamentali, quelli come questo costruito questa sera, in quanto, lo diceva Karim, c'è una necessità forte che è quella di rompere questo silenzio e questo piattume culturale che di fatto ci porta a non essere informati, che di fatto ci porta a diciamo, pensare che quello che accade ad Afrin o nella Siria del Nord è qualcosa che non ci riguarda, o forse ci riguarda molto da lontano un po' come i chilometri che ci dividono da quei territori. Ma insomma, Karim, io, moltissimi altri compagni e compagne da ogni parte d'Italia hanno avuto l'onere e l'onore però anche di viaggiare in quei territori per motivi diversi, per fare informazione, per dare una mano, per combattere, per resistere insieme, e poi insomma penso che Karim questo lo potrà confermare un po', quello che
che era il sentimento comune, quello che era il dire comune quando andavi, magari ti fermavi ospite da una famiglia, oppure incontravi qualcuno per strada e ti diceva italiano, quasi sempre ti dicevano tedesco, no, Alemania, perché pensavano fossi tedesco, non so per quale motivo. E poi dopo un po' che ci parlavi, tutti quelli che ho incontrato mi hanno detto sempre e solo soprattutto una cosa: quando torni in Italia, quando torni in Europa, racconta quello che hai visto qui. Perché ci sono diversi tipi di embargo. L'embargo è un qualcosa che va a influire in modo pratico, in modo concreto, su una popolazione, e un embargo può avvenire in diversi modi, ad esempio blindando e chiudendo totalmente un confine. Ma poi c'è anche l'embargo dell'informazione. L'embargo dell'informazione è qualcosa di più subdolo, qualcosa di più infame, perché non lo riesci a vedere, non riesci a capirlo, che ha a che fare con questo mostro che di fatto non ti dà gli strumenti per cercare di capire qualcosa che sta accadendo e che è importante capire. Perché è importante capirla? Perché una volta che è arrivata a noi l'informazione, dobbiamo crearci una coscienza. Una volta che ci siamo creati una coscienza, il passo successivo è patteggiare per una delle parti, essere attivi, prendere una parte, essere partigiani e partigiane. È un po' questa introduzione per dirvi che da qui è nata l'esigenza di provare a portare un mio contributo e fare un film come Big Head sotto il confine, che è un film, io ci tengo sempre a ribadirlo all'inizio di ogni proiezione, che è totalmente autoprodotto e autodistribuito e che nasce dalla determinazione di poter portare il messaggio e quello che ho visto in quella terra al maggior numero di persone. Una volontà che si è scontrata con le difficoltà tecniche, con il budget che non c'era semplicemente, con il fatto di tornare a casa e trovarsi per le mani del materiale davvero prezioso, e capirete perché. Perché per una persona mettersi di fronte a una telecamera a raccontare una storia intima, una storia dolorosa, è qualcosa comunque di complicato, ma tutti quelli che ho incontrato avevano una gran voglia di parlare, di raccontare, di far capire, di far sapere quello che succede lì. E, appunto, io dico sempre che ho un po' il momento che mi ha segnato profondamente e mi ha probabilmente anche spinto a fare un lavoro del genere, e quando nel maggio del 2015, pochi mesi dopo che la città di Kobane appunto era stata liberata, insieme ad altri compagni e compagne torinesi abbiamo deciso di andare a Kobane intanto per portare i nostri corpi, per portare la nostra solidarietà, per portare qualche soldino che avevamo raccolto, per portare dei farmaci, ma soprattutto per portare i nostri corpi. E per fare questo l'unico modo di farlo era sostanzialmente quello di passare illegalmente quel maledetto confine, che è un confine, se vogliamo, come tanti altri confini nel mondo, dove c'è la violenza, dove si manifesta la violenza del potere, ma dove si manifesta anche la resistenza al potere. È un confine però che negli ultimi anni, soprattutto a partire appunto dall'inizio di quella che è stata la guerra civile siriana, e che io preferisco sempre non definirla più guerra civile siriana, perché tutto è tranne che una guerra civile, visto tutti gli interessi di cui si diceva prima, il confine ha assunto appunto un'importanza politica, sociale, davvero consistente man mano che passavano gli anni. Questo perché su quel confine si sono giocate e si stanno giocando tuttora alcune delle più grosse partite per quanto riguarda la guerra siriana nel suo complessivo, e in particolare anche per quanto riguarda la guerra di liberazione contro Daesh. Insomma, su Kobane io credo che personalmente l'ho avuto un momento centrale all'interno del conflitto in Siria, perché appunto, come spiegava benissimo Karim, ISIS si è trovato a fare i conti con la sconfitta per la prima volta, e da lì in poi, se vogliamo, insomma, grazie insomma alla guerra di liberazione portata avanti dalle YPG, dalle YPG e poi dalle SDF, dalle forze democratiche siriane, c'è stato sempre di più un avanzamento, quindi un arretramento di ISIS fino appunto alla liberazione della sua capitale.
ma non solo, perché su quel confine, al contrario, si sono giocati invece i piani autoritari di Erdogan sopra e sotto il confine, sia appunto dal lato siriano, dal Rojava, il Kurdistan occidentale, ma anche appunto sopra il confine, il Kurdistan Bakur, il Kurdistan del nord, nel sud-est turco. Abbiamo visto le ingerenze di Erdogan in realtà già nell'agosto del 2016, quando ha invaso la porzione di territorio della Siria del nord vicino a Jarablus e poi successivamente al Bab, sostanzialmente trovando accordi con ISIS e appunto appropriandosi di quei territori, sostanzialmente per interrompere quella che era l'avanzata che avrebbe portato alla riunificazione dei cantoni, anche quindi con a ovest Afrin, e poi sopra il confine, perché questa, quello che oggi noi vediamo ad Afrin, altro non è che qualcosa che in realtà si è già visto negli scorsi 3 anni nei territori appunto del sud-est turco, del Kurdistan Bakur, attraverso l'utilizzo e l'uso del coprifuoco che ha colpito centinaia di città e di villaggi curdi, attraverso il genocidio fisico e culturale che oggi vediamo da Afrin, attraverso quella pulizia etnica e quel cambiamento sociodemografico che vediamo attuarsi sempre in quella regione. Questo è successo negli ultimi 3 anni, anche di quello nessuno praticamente ne ha parlato, eppure sono state uccise più di 1000 persone, 300 persone sono state bruciate vive sempre dall'esercito turco in un scantinato della città di Cizre. E quindi questo è accaduto sempre intorno a quel confine, sopra e sotto il confine, il sostegno di Erdogan in chiave anticurda all'ISIS, ma anche appunto alle altre formazioni jihadiste, e ultimo, ma non ultimo, il fatto che su quel confine si basa sostanzialmente quello che è l'accordo che è stato stretto nel marzo del 2016 fra l'Unione Europea e la Turchia in materia di gestione dei flussi migratori, così ce l'hanno venduta. In realtà l'ennesimo progetto, forse quello diciamo più concreto anche nei fatti, di blindatura da un lato dei confini esterni della Fortezza Europa, di esternalizzazione del diritto di asilo, un accordo che è un accordo chiaramente criminale, un accordo inumano che va a violentare la vita di centinaia di migliaia di persone, ma che io credo sia un accordo che poi va anche e soprattutto, da un lato, a dare un riconoscimento economico ad Erdogan, un accordo che vale 6 miliardi di euro, di cui la prima tranche da 3 miliardi di euro è già stata pagata, la seconda tranche sta andando in pagamento perché è stata decisa il 26 marzo ad Afrin, cioè 8 giorni dopo l'occupazione della città di Afrin da parte dell'esercito turco. C'è stato questo meeting in Bulgaria in cui l'Unione Europea ha deciso di elargire la seconda tranche, ma soprattutto io credo un riconoscimento, o meglio una legittimazione politica alla Turchia di Erdogan, che di fatto l'ha spianato totalmente la strada sia in politica interna con la repressione, lo stato autoritario e fascista che oggi è la Turchia, con centinaia di migliaia di oppositori politici largamente intesi, davvero largamente intesi, che si trovano a marcire nelle carceri turche, con appunto il progetto di genocidio attuato nella regione del Kurdistan, e anche appunto in politica estera, un'Europa che sostanzialmente sottostà a questo ricatto dell'immigrazione, ricatto qui naturalmente ci si è andata a ficcare da sola, e quindi un accordo che di fatto credevo fosse fondamentale porre al centro della discussione, anche per provare un po' a capire poi quali sono gli equilibri e cosa questo accordo di fatto va a influire sulla vita reale delle persone che su quel confine, intorno a quel confine ci vivo. Bene, grazie. Luigi, grazie a Karim, grazie alla CUPA anche appunto questo posto splendido che ha dato tutte le opportunità logistiche non solo per fare questo incontro. Adesso ci vediamo questo documentario che ci parla di un popolo assediato su due fronti, da una parte l'ISIS, da una parte la Turchia, e in mezzo questo esperimento di libertà e di resistenza. Buona visione.